Padre Michele Placentino, al secolo Giovanni, nasce a San Giovanni Rotondo il 1 gennaio 1930 da Michele e Maria Michela Melchionda. Conosce sin da piccolo padre Pio da Pietrelcina, la figura di quel frate che aveva fama di santità e che portava impressi nel suo corpo i segni della passione di Gesù, aveva destato ammirazione e venerazione nel piccolo Giovanni, tanto da suscitare in lui il desiderio di imitarlo nella scelta della stessa forma di vita e di diventare frate minore cappuccino. Veste l'abito religioso il 15 settembre 1946, professa i voti temporanei il 16 settembre 1947 ed emette la professione perpetua il 2 febbraio 1951. Fra Michele è ordinato presbitero con altri 10 confratelli a Campobasso il 21 febbraio 1954. Viene inviato nel 1955 nel convento di Vico del Gargano come direttore del seminario, nel 1956 a San Severo come precettore, nel 1958 a Venafro e dopo un anno trascorso nuovamente a Vico del Gargano come insegnante, viene inviato nel 1959 a Sant'Elia Pianisi come guardiano. Nel 1964 l'obbedienza lo riporta nella sua città natale, con l'incarico di vicario ed economo. 4 anni a stretto contatto con padre Pio da Pietrelcina gli consentono di prodigarsi nel preparare quello che sarebbe stato il luogo della sua sepoltura e di assistere alla sua morte, nella notte tra il 22 e il 23 settembre 1968. Più volte serve la Santa Messa al Santo Frate Cappuccino e più volte vede sanguinare le stimmate, prima e dopo le celebrazioni. Spesso accompagnava Padre Pio alla recita della preghiera mariana dell'Angelus. Lo vediamo in queste bellissime immagini inedite, mentre Padre Pio, dopo aver impartito la benedizione finale, si accorge di un gruppo di pellegrini che con insistenza lo chiama. Un frate indica il sagrato e Padre Michele Placentino, poi un sorriso. Quindi il saluto per augurare a tutti una buona giornata. Il giorno dei funerali di Padre Pio, il 26 settembre 1968, accompagna in auto il suo confratello nell'ultimo viaggio tra le vie del suo paese, il paese che aveva ospitato per oltre 50 anni il suo illustre confratello Padre Pio. Dopo 2 anni dalla morte di Padre Pio, in Padre Michele è sempre vivo il desiderio di continuare con lo stesso fervore del cappuccino stigmatizzato l'impegno umano e cristiano a sollievo della sofferenza. Infatti, nei primi mesi degli anni 70, alcuni genitori dei bambini disabili chiedono all'economo del convento di mettere a disposizione un pulmino che quotidianamente accompagnasse i loro figli al centro riabilitativo di Manfredonia. Era già morto Padre Pio e venivano in convento 2 giovani di San Giovanni Rotondo con i figli ammalati. Venivano a bussare al convento di fare qualche cosa per gli ammalati. E io mi rifiutavo, non è che mi rifiutavo, se non sono cose nostre, io sono un frate cappuccino, non mi intendo di queste cose. E li scaricavo. Quelli ritornavano con insistenza con questi bambini. Poi alla fine, mentre se ne andavano per una delle ultime volte in cui venivano a chiedere l'assistenza ai loro bambini, quelli stavano uscendo dalla porta della portineria del convento e dissero queste parole sottovoce, ma per farmi anche sentire. Questi monaci non sono più quelli con Padre Pio. Mi sono sentito offeso, li ho chiamati io. Ed è cominciato il primo centro. Padre Michele non solo risponde affermativamente, ma comincia a pensare di creare qualcosa su San Giovanni Rotondo, così da evitare ai piccoli assistiti il faticoso viaggio giornaliero. Va così incontro alle esigenze dei bambini disabili, con la creazione di una casa riabilitativa nel rione Santa Croce a San Giovanni Rotondo, accanto alla chiesa dei Cappuccini di San Francesco. Padre Michele investe i suoi talenti e non risparmia energie per una causa nobilissima, quale quella di alleviare le pene e le tribolazioni di quelle persone visitate dalla sofferenza. Lo fa seguendo l'esempio di Padre Pio, di cui è stato testimone nella causa di beatificazione e canonizzazione. Nella sua deposizione, infatti, Padre Michele ha definito Casa Sollievo della Sofferenza come il frutto del desiderio di Padre Pio di poter aiutare gli ammalati. Un desiderio dal quale egli stesso si fa contagiare.
Eletto dai suoi confratelli come consigliere del ministro provinciale nel 1973, nel 1979 e nel 1982, la passione più grande di padre Michele è l'attenzione verso i fratelli più deboli, i malati, i bisognosi. Una passione concretizzatasi nei numerosi centri di riabilitazione motoria Padre Pio da Pietrelcina, da lui fondati, in Puglia e Molise. Festeggia insieme ad altri quattro confratelli nel 2014 i 60 anni di sacerdozio nella chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina. Quella di Padre Michele Placentino è stata una vita vissuta accanto a Padre Pio, dedicata a dispensare la misericordia del Signore a beneficio dei sofferenti e degli ultimi. Il suo lungo permanere a San Giovanni Rotondo dal 1964 fino al giorno della sua morte, avvenuta il 3 giugno 2015 a 85 anni, non ha altra lettura se non quella di permettergli di rimanere nella scia di carità che ha avuto inizio con San Pio da Pietrelcina, finalizzandola ad alleviare la sofferenza delle persone disabili. Con estrema lungimiranza fonda quella che oggi è una delle realtà più importanti nel panorama della riabilitazione in Italia. Silenzio, voi siete missionari e vi è stata affidata una missione molto importante: portare conforto ai sofferenti. Queste le parole del cappuccino di San Giovanni Rotondo ai dipendenti dei centri di riabilitazione motoria Padre Pio da Pietrelcina, che nel 2017 hanno voluto omaggiare il fondatore con un monumento dinanzi agli angeli di Padre Pio.